Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui a Giapiaz. Oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video. Siamo appunto qui tornati in una nuova serie, una nuova stagione di una serie che portavo lo scorso anno, ovvero il Fanta Giapiaz. Che il buon caro Giapiaz vi darà i consigli e le dritte giuste di Fantacalcio, i consigli di Fantacalcio di questa seconda giornata. Iniziamo subito con i consigli. Prima di tutto ciò vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento qui sotto scrivendomi i vostri, se avete dubbi di formazione eccetera eccetera, scrivetemi tutto sotto nei commenti. E ovviamente se siete nuovi ragazzi iscrivetevi e azionate la campanellina, è molto importante, mi raccomando. Che domani pomeriggio, prima della prima partita, farò una piccola live in cui magari vi aiuterò a risolvere gli ultimi dubbi. Quindi azionate la campanellina e venite a seguire i social che trovo tutto in descrizione, pagina Instagram, e ovviamente se venite a seguire anche Football Mania Together trattino basso, sempre in descrizione, che siamo un gruppo di amici che parliamo a 360 gradi di calcio, quindi veniteci a seguire. E niente ragazzi, iniziamo subito con il video, buona visione, vamos! Iniziamo subito, come al solito porto questa serie già dallo scorso anno, la porto sotto forma di top 11, che vi darò 11 giocatori consigliati titolari più 7 panchinari. Iniziamo dai titolari, come al solito vi consiglio un 3-4-3. In porta ragazzi ho deciso di scegliere appunto Skorupski, che giocherà appunto Bologna a spalle la prima partita. Skorupski lo vedo abbastanza bene, secondo me potrebbe, oltre a portare un più uno di imbattibilità, potrebbe anche prendere una buona valutazione, e l'ho scelto come portiere di giornata. Trio difensivo formato da Rodrigo Becao, Gianmarco Ferrari e Romagnoli. Ovviamente Rodrigo Becao, che viene da un gol contro il Milan, questa settimana giocherà appunto in casa contro il Parma e lo vedo molto bene, potete schierarlo. Gianmarco Ferrari, ex di turno, giocherà contro i suoi ex compagni, contro la Sampdoria, secondo me può essere una buona scommessa e infatti l'ho messo nella top 11. E ovviamente Romagnoli ragazzi, non c'è nulla da dire, Romagnoli giocherà in casa contro il Brescia, dovrebbe sulla carta, oltre a portare una buona valutazione, potrebbe portare chissà qualche bonus su calcio d'angolo, chi lo sa. Passando a centrocampo, quindi quattro centrocampisti come Nainggolan, Obiang, Bennacer e Papu Gomez. Nainggolan ovviamente ex di turno, che giocherà contro l'Inter, secondo me darà l'anima in campo, sarà il fulcro del Cagliari, secondo me farà il partitone della vita, secondo me, contro l'Inter vorrà far vedere del suo potenziale, di far pentire l'Inter di quello che ha fatto, che l'ha ceduto così, l'ha ceduto su due piedi proprio, l'ha proprio liberato in una maniera facile, e secondo me vuole far vedere di cosa è fatto. E quindi Nainggolan ovviamente va schierato assolutamente, così come Obiang, altro ex di turno, giocherà appunto contro i suoi ex compagni, ovvero Sassuolo Sampdoria, ha giocato tanti anni alla Samp, e secondo me chi lo sa, magari un tiro da fuori, oppure sul calcio d'angolo, oppure anche un assist, non è detto che deve per forza segnare, però mi sento un buon nome per questa giornata, Pedro Obiang. Ovviamente terzo centrocampista ragazzi, Bennacer, che è un regista che secondo me questa partita giocherà a titolare, l'ultima partita è subentrato bene. Il Milan deve giocare con Bennacer, che ha tanta qualità e è un ottimo regista, oltre batte punizioni, calci d'angolo, magari c'ha anche un buon tiro da fuori, magari qualche bonus inaspettato ve lo può portare, quindi stiratelo. Ovviamente il Papu Gomez come quarto centrocampista, nulla da dire sul Papu Gomez, un top assoluto, l'ho visto bene l'ultima partita, non ha segnato, ha fatto un assist, questa giornata potrebbe portare un più 3, quindi stiratelo. Poi passando all'attacco a tre punte, quindi come attaccanti ho scelto Orsolini, Higuain e Falco. Orsolini ovviamente del Bologna, giocherà contro la Spalle, secondo me può portare bonus, gol e assist in una partita abbastanza aperta, secondo me il Bologna può fare la partita, quindi schierate Orsolini, soprattutto se avete centrocampista, ma anche se avete attaccante schierate Orsolini, fidatevi di me e dei miei consigli. Higuain ragazzi è la scommessa di turno, Higuain che sta un po' fuori dai radar, però crede nel progetto della Juve. Higuain è un ex di questa gara e secondo me
può timbrare il cartellino, quindi schierate Gonzalo Higuain, non ve ne pentirete. E ovviamente il nome di giornata, ragazzi, ce lo devo per forza mettere, ragazzi, mettete Falco, se ce l'avete Falco mettetelo, è un giocatore che mi piace tantissimo, l'ho visto contro l'Inter, ha fatto un partitone assurdo, dovrebbe essere attaccante, però giocherà da trequartista, però comunque è un giocatore che salta l'uomo, è un giocatore che gioca bene e può portare gol e assist in una partita aperta, come appunto ci sarà una partita molto importante, ovvero Lecce e la Sverona, sarà una partita ai vertici bassi e secondo me potrebbe fare la differenza, visto che poi c'è anche Farias squalificato, quindi mettete Falco se ce l'avete, ovviamente, magari in fantacalci numerosi. Passando poi alla panchina, in panchina come portiere ho scelto Musso, che giocherà appunto in casa contro il Parma, si è comportato bene contro il Milan, non è detto che subisca l'imbattibilità, però secondo me questa giornata potrebbe prendere una buona valutazione, visto che il Parma sui contropiede è pericoloso e lui è un buon portiere tra i pali, quindi potrebbe prendere una buona valutazione, forse anche l'imbattibilità. In difensore, ovviamente, i due difensori che ho scelto per la panchina sono Rispoli del Lecce, che giocherà contro il Verona, è un giocatore che spinge tanto sulla fascia e c'ha molta esperienza, secondo me può portare qualche bonus. Altro difensore, Tomiyasu, terzino del Bologna, l'ho visto molto bene, uno tra i migliori in campo del Bologna, un terzino giapponese, se non sbaglio, coreano, non mi ricordo, cinese, no, forse coreano dovrebbe essere, non mi ricordo, non mi criticate sotto, dovrebbe essere giapponese, ma non so sicuro, o giapponese o coreano, non è l'importante, l'importante è che è un buon terzino, è veloce e c'ha un buon fisico secondo me, e anche buone capacità difensive, potrebbe fare la differenza appunto in Bologna Spal. Poi a centrocampo ovviamente ho scelto due centrocampisti, di cui uno ex di turno, ovvero Barella, che giocherà appunto contro il Cagliari, non è detto che giochi titolare, ma anche da subentrante Barella potrebbe timbrare il cartellino. E Sean, ragazzi, Sean, nulla da dire su Sean, giocherà appunto Genova-Fiorentina e secondo me l'esperienza di Sean può fare al caso vostro, quindi schieratelo ovviamente anche da secondo o terzo slot, secondo me un bonus su punizione o su calcio d'angolo potrebbe regalarvelo. In attacco ragazzi ho messo due giocatori, ovvero Christoph Piontek, che ragazzi non l'ho voluto mettere nella top 1 titolare perché ho preferito azzardare loro, e Piontek ve lo consiglio, ragazzi, dovete metterlo Piontek, prima o poi tornerà, si sfaterà questa maledizione del numero 9, quindi mettetelo in casa contro il Brescia, dovete metterlo, io per esempio ce l'ho e lo metterò. Così come Gervinho, che giocherà appunto in trasferta al Parma contro Udinese, chissà se il Parma in contropiede potrebbe essere pericoloso, la sua velocità, Gervinho potrebbe regalarvi qualche bonus inaspettato, quindi schierate anche Gervinho. Questa era la top 11, fatemi sapere se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, una bella condivisione. Se siete nuovi, ragazzi, iscrivetevi, azionate la campanellina, venite appunto a seguirci i social. Domani, mi raccomando, non perdetevi la live, la farò un'oretta prima della partita, due ore prima della partita, quindi vi aiuterò a risolvere gli ultimi dubbi. Intanto, se avete qualche dubbio, scrivetemi sotto nei commenti. E niente, ragazzi, da qui è tutto, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi! Vamos! Buon fantacalcio a tutti e vamos! Mettete la formazione, vamos!